No, io ve lo dico, io ve lo dico, così è inaccettabile, io ve lo dico, così è inaccettabile, così è inaccettabile. Tu oggi hai chiuso il campionato, tu adesso vuoi anche prendere le cazzo di valigie, prendi le valigie, baracca e burattini e te ne vai, perché tu oggi il campionato l'hai finito, basta, basta, mo giochiamo con l'Ajax, fine ragazzi, è inutile andare avanti, è finito, è finito, è finito, è finito, non sai più vincere, non sai più vincere, non ti reggi in piedi. E tu il campionato l'hai finito e non venitemi a dire, perché mi fate girare il cazzo il doppio, non venitemi a dire, però la Roma, poverina, il Sassuolo è una bella squadra. Ragazzi, al Sassuolo mancavano tutti, anche a noi? Sì, ma adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Al Sassuolo mancava Caputo, 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 l'attaccante più forte che c'hanno. Al Sassuolo mancava Berardi. L'ala più forte che c'hanno. Al Sassuolo mancava Locatelli, il centrocampista più forte che c'hanno. Al Sassuolo mancava Ferrari, il difensore più forte che c'hanno. Se mi fossi candidato, mi avrebbero arruolato pure a me oggi per giocare con il Sassuolo. Non prendiamoci per il culo. Ci abbiamo avuto il culo spanato, ok? Che con la nazionale, eccetera, li hanno lasciati tutti fuori. Perché altrimenti tu oggi forse perdevi. E questa non è una cosa accettabile. Non è una cosa accettabile. E io lo so cosa state dicendo, io lo so cosa state pensando, che poi sono tutte cazzate. Quello che dite su questo sono tutte cazzate. Ma la Roma dietro giocava rimaneggiata. È vero, la Roma giocava rimaneggiata. Ma la colpa di chi è? Me lo spiegate? Ma la colpa mi spiegate di chi cazzo è? Perché se guardi in panchina, la Roma, da un giocatore da mettere vicino a Mancini, ce l'avrebbe. Ed è Fazio. Il problema è che Fonseca Fazio gli sta sul cazzo. E quindi non lo fa giocare mai. Quindi non lo mette. Allora quelli sono problemi tuoi. Se noi arriviamo a giocare a 3 con Mancini, Karsdorp, Karsdorp, ragazzi miei, se fosse sull'Isola dei Famosi non difenderebbe manco il suo pasto giornaliero, Karsdorp. Ok, non sa difendere un cazzo, Karsdorp. Ma cosa vuoi che ti difenda? Ma settimana scorsa, dicevano i commentatori, qualcosina l'ha fatta vedere, un pochino ha difeso, non è un difensore. Può farlo se gli metti vicino due difensori. Gli hai messo vicino Mancini, che io penso che a fine anno Mancini lascia la Roma per la disperazione. Perché non ce la fa più, perché questo è non farcela più. Perché questo è non farcela più. Io fossi Mancini, prenderei questa sedia e spaccherei qualunque cosa. Ma che stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Da solo lì a già. E l'altro Cristante, che io lo dico, poveraccio, ci prova, ce la mette tutta, ci si lancia, gli dai un compito, lo fa. È duttile a fare schifo. Dove lo metti, fa sempre schifo uguale. Ma almeno ci prova. Ma il problema, ragazzi, in questo caso, oggi è stato Di Fonseca. Perché tu, dal momento in cui, porca puttana Eva, non hai difensori. Ma mi spiegate una cosa? Allora, ci abbiamo messo 7 mesi, 7 mesi, ma pure di più, un anno a spiegare a Fonseca che non doveva per forza giocare a difesa a 4. Ha fatto un anno con sta cazzo di difesa a 4 quando non avevamo i giocatori per farlo. A una certa è passato a 3, ha smesso. Ora lui fa solo la difesa a 3. Ma non è possibile. Basta, adesso oggi non potevamo farla. Non potevamo farla. Tu oggi sacrificavi determinati giocatori e giocavi a 4 con centrali Fazio e Mancini. A sinistra mettevi Spinazzola, a destra mettevi Karsdorp e basta! E basta! Punto, tu questo dovevi fare. Invece tu continui imperterrito a fare figure di merda e a giocare con giocatori che non dovrebbero stare in quei ruoli. Perché sei bloccato mentalmente. Perché tu di testa su questo hai dei problemi. Non riesci a scindere dalle tue decisioni. Non ci riesci. Perché già all'inizio con la difesa a 3, con questi difensori, avevamo faticato. Oggi, all'inizio della partita, avevamo estremamente faticato con questi difensori, ok? E avevano cominciato a farci girare la testa. Avevamo avuto delle occasioni anche noi. Il calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini era, di, che ha segnato Pellegrini era netto, perché Carles Perez fa rincoglionire l'avversario che lo stende. Ma in generale il Sassuolo prende un palo, il Sassuolo ha delle occasioni, Paolo Lopez deve chiudere. E anche quando è arrivato il gol del pareggio, non ci prendiamo per il culo, non ci prendiamo per il culo. Quando è arrivato il gol del pareggio, del primo pareggio del Sassuolo, in quel caso, che cosa è successo?
Ditemelo voi in quel caso che cazzo è successo. Innanzitutto è successo che la difesa non esiste. Non esiste perché noi non abbiamo una difesa. Perché noi non riusciamo. Perché prima eravamo stati culati che Boga aveva tirato a Monculi, che Boga c'ha i piedi montati al contrario. Ok? Prima di tutto. Punto 1. Punto 2, un altro fattore importante, perché penso che sia importante, è Paolo Lopez, che oggi ringrazio perché fa un miracolo pazzesco e ci salva il risultato. Dopo che per due volte tu sei stato benedetto, una volta dall'acquasante, una volta dal tuo portiere discontinuo di merda, ti permetti di perderti la marcatura e di prendere gol. Ma allora sei un coglione. Allora devi andare in giro con scritto in fronte coglione, ok? E non scrivertelo allo specchio, se no fai come Frank Madonna e non viene scritto coglione. Viene scritto coglione al contrario. Invece tu devi andare proprio in giro con scritto coglione, ok? Poi segni, perché oggi si vede che era la giornata di quelli che dovevano ribaltarla all'improvviso e te la decidi all'improvviso Bruno Perez. Questo è un segno del destino, ragazzi miei. Se te la decide Bruno Perez, tu non puoi permetterti di infangare il destino. Tu non puoi permetterti, ok? Tu devi stare zitto e devi ringraziare che te la sta decidendo Bruno Perez, che tra l'altro lo fa anche con una grinta non indifferente, perché ruba palla a tutti e dimostra per una volta nella sua vita, oggi l'ha dimostrato un'altra volta, di avere due coglioni così, ok? Perché per quanto Bruno Perez a me non mi possa piacere molto, perché non è che mi faccia impazzire Bruno Perez, sarei stupido a dirvi il contrario, ecco, oggi, quest'anno, con lo Spezia te l'ha decisa Bruno Perez dando un pallone al centro a Pellegrini, oggi te la stava decidendo Bruno Perez, ma non ti basta, perché tu decidi di far diventare Raspadori un fenomeno, perché bravo Raspadori, perché oggettivamente è bravo Raspadori, ma ragazzi, è un classe 2000, stai vincendo 2-1, ma come fai a prendere gol da un'incursione? Ma tu sei stupido! Ma per prendere gol da un'incursione, tu devi essere proprio stupido! Devi essere proprio bloccato oggi con la vittoria della Lazio, con la vittoria del Napoli, con la vittoria dell'Atalanta. Tu hai finito! Hai finito, puoi anche andartene! Fai le valigie, ma non dico a qualcuno, come noi, come testa, come mente, andiamocene, basta! Il campionato oggi, si è concluso qui! Non abbiamo nient'altro da dire, ragazzi! Non abbiamo nient'altro da fare. Il nostro campionato finisce oggi. Ok? Il nostro campionato finisce oggi. Oggi, sul 2-2 di Roma-Sassuolo, il campionato della Roma si conclude. Non abbiamo più un cazzo da fare. Che cosa dobbiamo fare? Ditemi, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Che poi la Roma non riesca a scindere da delle assenze è qualcosa di inaccettabile. Perché oggi il Sassuolo ti blocca sul 2-2 con delle assenze non grandi, di più, giganti, abnormi, infinite. Ma allora di che cazzo parliamo? Ma di che cosa dobbiamo parlare, raga? Poi El Shaarawy che ha lanciato in porta, io dopo questa El Shaarawy ti voglio bene e ti auguro di non essere convocato. Se non vieni convocato, godo. Ok, perché con il Napoli Maximovic lascia aperta una spirale ovale e Mezzias purga. In questo caso il Sassuolo lascia aperta una spirale ovale e invece El Shaarawy la spara addosso a Consigli. Porca puttana, ma perché noi non siamo mai quelli che approfittano degli errori degli altri e invece dobbiamo sempre prenderlo al culo? Non ce la faccio più!